E questo è il terzo episodio di A tutta scuola. Ieri abbiamo analizzato l'importanza della prima regola che può rendere efficace l'uso della DA, della didattica alternativa, all'interno delle classi, delle vostre classi. Come abbiamo visto ieri con l'esempio dei cucchiaini di zucchero nel caffè e dei quattro amici che andavano a bere tutti il caffè, anche nelle classi bisogna dosare l'uso della DA. Come ho detto ieri, la DA, lo ripeto affinché sia chiaro, non è un sostituto della didattica tradizionale, ma è qualcosa che la affianca, che la sostiene, che l'appoggia, la arricchisce e che, come ho detto, svecchia un po' gli approcci della scuola di tanti anni fa. Ora i ragazzi non hanno più bisogno di lezioni noiose e frontali, perché, come ho detto, con le lezioni frontali rischi di fare un frontale. Certo, ogni tanto sì, spieghi e loro devono apprendere, ovviamente, però io eviterei e consiglio caldamente a tutti i docenti che stanno guardando questo video di imporre un'ora intera, o nel caso ci fossero due ore consecutive, di spiegazioni di regole grammaticali e di cose specifiche che li annoiano. Perché se io insegno l'inglese solo dall'uso alla forma e non lo realizzo, non lo pongo nel sistema realtà come lingua viva, strumento vivo, parlato, che si adegua alle necessità dei parlanti, ecco, se io non passo dalla forma all'uso, ma vado dall'uso alla forma, appena esco dalla porta, tutta questa teoria che ho fatto, loro la perdono per strada. Quindi dosare bene, come se bevessimo un caffè, i cucchiaini di zucchero che eventualmente vogliamo metterci dentro. Nelle classi funziona allo stesso modo. Seguite questo approccio della DA, se decidete di adottarlo, ma dosatelo bene anche a seconda dei bisogni, come ho detto, di ogni classe e a seconda della classe che vi trovate di fronte. Come ho già detto, con i più piccolini funziona meglio, però il rischio è che i più piccolini ovviamente non siano consci dello studio, ma alle medie neanche quelli che fanno la terza, però non siano, ecco, al corrente di, dello studio che c'è dietro l'applicare, insomma, le tecniche di DA. Perché ovviamente un insegnante che conosce la DA non può improvvisarsi all'improvviso conoscitore della DA, deve avere una solida base alle sue spalle, che è una base di studio di, nella mia materia, dell'inglese ovviamente, come rendere l'inglese efficace, come renderlo divertente, pratico e semplice, immediato, ma poi ci vuole anche uno studio della didattica delle lingue moderne, bisogna conoscere gli stadi evolutivi dell'interlingua, di cui parlerò prossimamente, e bisogna conoscere un metodo che sia auspicabile per ogni classe. Come ho detto, con i più piccoli funziona, però bisogna stare attenti perché i più piccoli magari percepiscono questa metodologia come solo gioco. Invece dietro c'è comunque una solida base di teoria tra conoscenza dell'interlingua, della didattica delle lingue moderne, dell'inglese in sé, della materia, insomma, che andate ad insegnare. Con le lingue, secondo me, questo approccio, lo dico, questo metodo, funziona meglio che in altre discipline. Perché le lingue, comunque, l'inglese alle elementari, alle medie, se vogliamo, anche alle superiori, se vogliamo, può avere un approccio ludico, uno scopo ludico che poi porta all'effettivo apprendimento delle regole e dell'uso di queste norme nella lingua parlata e scritta. E oggi però parleremo della seconda regola fondamentale per applicare la DA nelle vostre classi. E questa regola recita questa cosa qui, e cioè dovete saper parlare il ragazzese, questa lingua ignota che, ecco, non abbiamo dei dizionari in cui andare a cercare dalla A alla Z le parole del ragazzese, ma è necessario iniziare ad entrare a contatto con la lingua dei ragazzi, con il loro quotidiano e con il loro vissuto, con le esperienze che vivono e con i bisogni che sentono. Il ragazzese, come lo chiamo io, è proprio la lingua dei ragazzi. Ecco, la lingua che parlano i ragazzi. E stare vicini a come parlano e a come pensano, ovviamente permette una maggiore permeabilità dell'effetto DA, del metodo DA. Se io conosco cosa pensano, quali sono gli interessi, come si esprimono,
cosa piace loro, allora io sono in grado di realizzare una didattica alternativa che soddisfi anche il loro modo di esprimersi, il loro modo di vivere l'esperienza, il contatto con il mondo, il loro modo di crescere. Allora io uso delle tecniche che sono facilissime per imparare il ragazzese. Ho imparato a parlare il ragazzese diverso tempo fa e devo dire che però io ho un vantaggio, e cioè il fatto che io ho 26 anni e che quindi la mia storia, il mio approccio, sì, è già molto diverso da loro, perché comunque loro sono più piccoli, però secondo me la giovane età favorisce ancora meglio l'apprendimento del ragazzese e viene in modo più naturale, avviene in modo più naturale. Allora, io ho degli strumenti specifici per non sbagliare a parlare il ragazzese. Questi strumenti sono i seguenti: sono Spotify, Instagram, TikTok io non ce l'ho, però comunque qualcosa vedo in giro, e ovviamente l'avvento di Netflix. Questa cosa, cioè, secondo me è fondamentale per parlare il ragazzese. Allora, Spotify, perché Spotify? Non si vendono più dischi, tanto c'è Spotify. È vero, non si vendono più dischi, tanto c'è Spotify. Io ho una versione di Spotify sui miei dispositivi, sul computer, sul telefono e sul tablet. Quindi, ovunque io abbia voglia, qualunque sia il dispositivo che io uso per ascoltare musica, l'applicazione l'ho scaricata su tutti e tre i miei device. Spotify perché? Perché io inserisco il nome di una playlist specifica di canzoni del momento, e questa playlist cosa fa? Non fa altro che aggiornarsi quasi quotidianamente con i pezzi che escono quotidianamente. E quindi questa playlist è sempre giovane, è sempre fresca e prevede che io impari le canzoni del momento, che guarda caso sono quelle che ascoltano i nostri ragazzi. Lo so che io sono un amante della musica classica, lo so. Mi piace la musica pop, mi piacciono i pezzi italiani, ma mi sono anche dovuta adeguare alla trap. Sì, anche alla trap. Mi sono dovuta anche adeguare alla trap perché questa tra i giovanissimi va super di moda. Rap e trap sono i generi che li catturano di più al momento. E sono generi, la trap soprattutto, sono generi assolutamente nuovi. Alcuni esempi, certo, di queste canzoni, devo dire, non sono per nulla positivi, tuttavia questo fa parte del mondo dei ragazzi e ascoltare questo genere può facilitare la via. Perché? Perché uno degli approcci più favorevoli e più importanti per attuare la via nelle classi è la musica e il canto. La musica e il canto. Io, per esempio, cosa faccio? Quando spiego un argomento, scelgo una canzone di quelle appena uscite, appena sfornate, cambio le parole del ritornello o di una strofa con le regolette di quella unit specifica, unità di apprendimento, cambiando le parole loro sono coinvolti, iniziano a cantare, a ballare, e che cosa succede? Succede, perché funziona la DA in questo modo? Perché se io traspongo le parole nuove, modificate, su quelle di un testo originale, con le regole di grammatica di quella unit, loro non solo hanno un approccio didattico, nel senso che imparano quelle regolette, ma hanno anche un approccio emotivo, perché è affettivo, perché quella canzone fa parte del loro universo e collegano quella canzone alla loro esperienza e al fatto che quella canzone a loro piace, collegano la regola. Quindi loro imparano la regola emozionandosi, e cioè vivendo un'esperienza interattiva, vivace, interessante e che sta al passo con la modernità, con loro. Non è una cosa vecchia, desueta, ma che racchiude l'esperienza effettiva delle loro passioni e dei gusti musicali. Cioè io prendo una regoletta, la metto, la traspongo sulle parole di una canzone e loro, quando andranno alle superiori, specie le terze, si ricorderanno di quella matta della Belelli che
ha insegnato loro la canzoncina con la regoletta di quella unità di apprendimento, unità didattica. Altro strumento, secondo me, quello per la musica, sicuramente Spotify è il top. Altro strumento, secondo me, molto efficace è Instagram. Tutti i miei ragazzi hanno, adesso le prime un po' di meno, le prime medie, e meno male, dalla seconda in poi hanno tutti Instagram e hanno cominciato a seguire il mio profilo dal giorno in cui li ho conosciuti. Io ho preso servizio il 23 novembre 2020 in questa scuola media e loro già mi seguivano il giorno dopo. Il profilo ovviamente deve essere un profilo in linea con chi sei e con il ruolo che hai, deve essere un profilo interessante, un profilo che non ha contenuti che poi non siano consigliabili per l'età dei ragazzini che ti seguono, e quindi questa è una tua responsabilità. E Instagram recita questo: una story vale per sempre, dura poco però vale, ha un'immediatezza. Tra l'altro le cose che durano poco rimangono più impresse. Io ho cominciato a diffondere anche su Instagram e sul canale YouTube, che è un altro strumento, questi contenuti di A Tutta Scuola. Ho inviato il sito e il link del canale ai ragazzi e loro si aggiornano guardando questi video in cui io parlo di loro. Instagram è il social del momento insieme a TikTok. TikTok anche di più per la loro età. Facebook, se già parli loro di Facebook, loro ti dicono no, è da vecchi. Tra l'altro io mi sono iscritta a Facebook la prima volta nel 2009, facevo il liceo, e quindi ci credo che loro dicono che Facebook è una cosa per vecchi. Infatti loro Facebook non ce l'hanno, ma hanno tutti Instagram. E lì, nelle stories, puoi parlare il ragazzese. Puoi mettere delle musiche, delle canzoni, che, di nuovo interviene la musica, che loro ascoltano, e puoi condividere contenuti frizzanti, alternativi, vivaci, interessanti, che li attraggono. Molto spesso i ragazzi, quando vedono le mie storie, mi commentano, mi scrivono in privato, perché sono interessati a quello che io faccio. E ovviamente su questi social, che sono le vetrine e funzionano meglio del Corriere Adriatico o di un comune giornale periodico, ecco, bisogna essere persone modello. Io per esempio ho utilizzato Instagram una sera, la sera del 27 gennaio, il giorno della memoria, la giornata della memoria. Io quel giorno, era un mercoledì, avevo preparato un'attività con un mio testo poetico tratto dalla mia quinta raccolta di poesia ancora inedita, La somma dei giorni, e ho fatto riflettere i ragazzi in diretta. Ho organizzato una diretta alle 21 del 27 gennaio, perché avevo preparato questa attività da fare a scuola, ma loro non mi hanno vista perché era il giorno libero. Allora ho detto: bene, organizziamoci, facciamo una diretta Instagram. Un sacco di loro si sono connessi, hanno seguito mezz'ora di diretta su queste tematiche fondamentali che sensibilizzano il rispetto dell'uomo e delle libertà fondamentali, il rispetto delle etnie, del credo, del sesso, dell'opinione politica, di tutto. Temi importanti che abbiamo affrontato anche nel modulo con le seconde di educazione civica del primo quadrimestre. Quindi ho collegato alla Shoah tutta la concezione del diverso, dello straniero, del migrante, di colui che chiede aiuto, di colui che dobbiamo non far venire qua e poi non dare sussidi o aiuti, ma di colui che deve essere aiutato e accolto, integrato. E poi ovviamente c'è una differenza tra integrazione e incontro. L'integrazione ovviamente parte dal migrante, dallo straniero che deve integrarsi, e se l'ambiente è ostile non ce la fa. L'incontro invece è una cosa non univoca, perché le due parti, chi accoglie e chi viene accolto, si incontrano e collaborano. I ragazzi sono stati molto interessati. La diretta Instagram è un metodo per parlare il ragazzese e per agire in modo giovane e alternativo molto utile, perché i ragazzi le dirette le realizzano con i loro compagni e i loro amici, quindi questo fa parte delle loro esperienze, e poi se tu organizzi una diretta, loro ti seguono.
ti cercano, ti seguono e ti cercano. Altro mezzo importante è TikTok. Questo è il social del momento usato dai giovanissimi, proprio i più piccoli. Sapete tutti cos'è TikTok. Su TikTok i giovanissimi si esibiscono in coreografie, sketch divertenti, cose così, e creano un profilo, anche lì, dove condividono i loro video, i loro contenuti. TikTok va alla grande, ha un consenso enorme, e i ragazzini, anche qui alle medie soprattutto, hanno tutti TikTok, lo usano quotidianamente, pubblicano e pubblicano, e a loro sembra una dimensione divertente e interattiva, vivace, che li coinvolge. Allora io l'altro giorno, per esempio in terza A, ho spiegato il metodo, la regola per dare consigli in inglese. Le forme di should alla forma affermativa e la forma shouldn't alla forma negativa. Ho chiamato perciò due ragazze alla cattedra dicendo: ho bisogno di due volontarie. Allora adesso mi dovete insegnare il balletto TikTok, quello lì, tu tu tu, 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 tu. Che poi ha ripreso, che tra l'altro è la melodia di Jason Derulo in Savage Love, e questi la conoscono. Allora ho chiamato due ragazzine della terza A, mi sono fatta mostrare le mosse di questo balletto e abbiamo fatto soggetto, should forma base, soggetto, shouldn't forma base, che è la regoletta per dare i consigli in lingua inglese alla forma affermativa e alla forma negativa. E anche questo è un modo per parlare il ragazzese. Forse più efficace persino di Instagram. Perché è vero, Instagram va tantissimo, ma TikTok è il social del momento. E bisogna conoscerlo e utilizzarlo in modo educativo. Questa canzoncina che i ragazzini hanno in testa e che ballano in continuazione, l'abbiamo trasformata nella canzoncina che ti spiega come puoi imparare la regola. Ed ecco che entra in gioco il divertimento, l'interazione e l'affettività e l'emotività. Oltre, ovviamente, all'apprendimento effettivo di quella norma lì, specifica, linguistica. E altro canale importantissimo, altra risorsa fondamentale al giorno d'oggi per parlare dei ragazzi, parlare il ragazzese, è Netflix. Netflix, questa grande piattaforma dove si trovano film di ogni tipo, ma soprattutto serie TV a non finire. E più che film, i ragazzi guardano trilioni di serie TV e sono sempre aggiornati sulle ultime che vengono fuori, che escono. Allora, Netflix bisogna usarlo bene, perché Netflix è molto aperto, no? Ci sono varie serie TV, vari film di vari generi, drammatici, horror, avventura, serie TV che trattano vari temi, fantascientifici, o qualunque cosa, futuristici, o ambientate al nostro tempo, oppure serie TV storiche, ecco. Quello che dilaga però su Netflix, e un po' su tutti i social, alle volte è che non ci sono filtri, e cioè che molto spesso i nostri ragazzi si trovano di fronte a contenuti violenti e non appropriati alla loro età, come ad esempio serie TV che promuovono la violenza fisica, verbale, psicologica, in ogni tipo di violenza, l'uso di sostanze stupefacenti, il sesso, scene di sesso diffuse. Ecco, questo non va bene per loro. Bisogna scegliere una serie TV, secondo me, che faccia parte di un'età auspicabile e consigliabile in base alla classe. Ecco, alle medie, per esempio, per me è stata perfetta Stranger Things, che a me è piaciuta da morire. Tutti stiamo aspettando in famiglia l'uscita della quarta stagione, stiamo fremendo, e questo Stranger Things non solo è piaciuto a me, ma è piaciuto molto ai ragazzi. Hanno guardato tutti Stranger Things. Allora, io in una classe, un giorno,
ho detto, siccome questa classe mi dava fastidio, non mi permetteva di fare lezione, perché tanto capita anche questo, non è che è tutto rosa e fiori, ecco. Ecco, allora questa classe faceva confusione, io mi sono alzata e ho detto, siete dei demogorgoni. E loro mi hanno risposto, e lei è la nostra Undi. Allora, chi non ha visto Stranger Things, questo è un linguaggio in codice, però è ragazzese, anche questo è ragazzese, perché hanno visto Stranger Things. Cosa succede in Stranger Things? Succede che ci sono delle creature mostruose, la serie fantascientifica, ci sono delle creature mostruose, sono dei mostri, si chiamano Demogorgoni, e sono dei mostri che divorano gli umani. Mangiano gli umani, sono un pericolo, sono altamente pericolosi e sono creature ovviamente mostruose e aggressive. All'interno del sistema dei personaggi di Stranger Things c'è una certa Undici, detta Undi, che è una ragazzina che ha dei poteri soprannaturali e quindi è capace di controllare la forza del mostro primario, detto Mind Flayer, e dei Demogorgoni. Allora, i ragazzi, se quando si sono sentiti definiti Demogorgoni, si sono messi a ridere perché hanno colto il ragazzese, hanno colto la citazione, e hanno risposto, e lei è la nostra Undi. Rispondendo così abbiamo creato un nuovo contatto, un nuovo dialogo, e i ragazzi si sono sentiti coinvolti. Quindi anche Netflix è un canale molto buono per iniziare a parlare il ragazzese. Ovviamente, come ho detto, filtrate i contenuti che proponete. Non proponete serie che contengono molta violenza, molte scene non dedicate a loro, non adatte a loro. Non scegliete scene o serie TV che propongono l'uso di sostanze stupefacenti, perché non è educativo. Scegliete delle serie per ragazzi, come ad esempio Stranger Things, che appunto ha avuto un successo, in queste due prime principalmente, fenomenale. Quindi loro saranno i miei Demogorgoni e io accetto in ragazzese di essere la loro Undi. Ci aggiorniamo con il quarto episodio molto presto e questi erano degli spunti per imparare a parlare la lingua dei nostri ragazzi, che io chiamo il ragazzese, e che è una regola fondamentale per lo sviluppo, l'adozione e la messa in atto della DA, della didattica alternativa, nelle vostre classi. Un saluto dalla prof. Belelli, a presto.